Indagare in maniera sempre meno invasiva e con maggiore precisione lo stato di salute dei pazienti e diagnosticare precocemente eventuali patologie. L'ecografo è uno strumento utilizzato in ambiti sempre più ampi anche nel campo delle malattie renali. Così, grazie alla segnalazione di un ex collaboratore, la Cassa Rurale Dolomiti di Fassa, Primiero e Belluno ha deciso di individuare nel servizio di dialisi e nefrologia del Santa Maria del Prato di Feltre il beneficiario della donazione di un ecografo di ultima generazione. Quale sarà l'utilizzo di questo strumento? Allora, l'ecografo è uno strumento ormai ampiamente utilizzato per la pratica clinica e in nefrologia verrà utilizzato per lo studio del rene, dello studio del rene nativo e dello studio del rene anche trapiantato. Nello studio del rene trapiantato è molto molto importante perché ci permette di evidenziare immediatamente in tempi quindi molto veloci, molto rapidi, anche le minime alterazioni. Il nuovo ecografo, alla cui donazione ha collaborato anche la sezione donatori di sangue di Mugnai, ha un valore di circa 25.000 euro e rientra nel piano di interventi che l'Istituto di Credito ha in atto, come il posizionamento all'esterno di tutte le proprie filiali di un defibrillatore, nel campo della tutela della salute dei cittadini. La Cassa della Dolomiti ha il suo territorio anche nel Feltrino e quindi la Cassa Rurale ha come obiettivo quello di tutelare la popolazione in cui lavora e cui è riferimento. Pertanto l'intervento che abbiamo voluto fare qui a Feltre fa parte di una serie di interventi che abbiamo deciso di fare sulla sanità e per noi è importante perché a questo ospedale fa riferimento a tutto il Primiero. Questa donazione rappresenta per l'ospedale di Feltre un grandissimo valore aggiunto, sia per gli operatori sanitari che quotidianamente assistono i nostri pazienti, che per tutti i pazienti stessi. Vogliamo portare i ringraziamenti fortissimi sia alla Cassa Rurale Dolomiti che all'Associazione Volontari di Sangue di Mugnai, per quanto si sono profusi e impegnati nel favorire l'arrivo di questo strumento tecnologico all'ospedale di Feltre, che sicuramente ci permetterà di erogare al meglio le cure che prestiamo ai nostri pazienti.